La Grande Guerra, che è stata chiamata anche la Grande Guerra Cubista, proprio perché aveva cambiato la dimensione, ovviamente aveva messo anche in contatto con certe dimensioni dell'umano, ma aveva anche cambiato, soprattutto in Europa, la struttura stessa dell'assetto europeo e soprattutto aveva toccato fortemente la struttura delle nazioni. Noi sappiamo che dopo la Prima Guerra Mondiale scompare l'Impero Russo, l'Impero Asburgico e l'Impero Ottomano. E quindi con Versailles nascono le nazioni che erano vissute nella cosiddetta prigione dei popoli, le nazioni senza storia, le piccole nazioni, come le chiama Kundera, che da allora in poi hanno sempre questo tema di affermare la possibilità di esserci. Infatti non a caso l'inno polacco, ma non solo, inizia con noi continueremo ad esserci, questo timore delle piccole nazioni che finalmente riescono a diventare Stato. Però queste piccole nazioni della Mitteleuropa, ma non solo, che diventano Stato, non sono le nazioni tradizionali dell'Ottocento, sono delle nazioni dove la questione delle maggioranze, delle minoranze, quindi la questione della composizione, quella che poi verrà chiamata composizione etnica per certi versi, con un altro termine che nel corso del Novecento, come sappiamo, viene molto discusso, sono nazioni che hanno un certo tipo di caratteristiche e quindi questo pone già in una maniera molto diversa la questione delle nazioni. E uno delle nuove composizioni è proprio quella della Jugoslavia, che si chiama il Regno degli Slavi del Sud e che successivamente negli anni 30 diventerà Jugoslavia e che, come anche l'Unione Sovietica, nasce a Versailles e si disgrega dopo l'indimenticabile 89. Quindi queste due costruzioni importanti, due federazioni con caratteristiche ovviamente molto diverse, nascono e muoiono all'interno del cosiddetto secolo breve, come l'ha chiamato Hobbes. E dal punto di vista della questione della nazione, appunto, la composizione jugoslava, alcuni l'hanno detto, è una creatura stregata che è nata a Versailles, proprio per le caratteristiche di un paese assolutamente misto, dove maggioranze e minoranze sono diffuse sul territorio in maniera assolutamente, diciamo così, disomogenea. Dall'altra parte è interessante che, e qua è uno dei temi ovviamente di questo decennio, è interessante che il Trattato di Versailles, i 14 punti, che sono 14 punti, che parlano appunto dell'autodeterminazione delle nazionalità e quindi sono di nuovo legati alla questione delle nazionalità. E l'anno dopo nascerà anche la Società delle Nazioni, nasce la Società delle Nazioni che prima a Londra e poi a Ginevra, quello che dopo la Seconda Guerra Mondiale invece sarà l'ONU. E chi è stato a Ginevra vede c'è tutto questo quartiere degli edifici che segnano appunto il luogo della Società delle Nazioni. C'è l'idea che dopo la guerra bisogna cercare una nuova modalità di comunicazione e di scambio, però in questo c'è già anche un grande rimosso e c'è già quello che sarà il tema degli anni 20 e non solo, il fatto che dopo la Prima Guerra Mondiale l'equilibrio si è spostato. L'equilibrio si è spostato dall'Europa agli Stati Uniti e infatti, anche se il fautore principale del trattato di pace è Wilson e quindi il presidente americano, gli Stati Uniti non firmano il trattato di pace e non entrano nella Società delle Nazioni. E quindi questo è già, diciamo, un rimosso. E poi sappiamo che questo decennio è un decennio che procede come? Procede tra momenti di stabilizzazione, è un decennio che per molte realtà introduce la democrazia, però è anche il decennio in cui, pensiamo all'Italia ovviamente, nasce il fascismo ed è anche un decennio in cui la questione della nazione, che è una questione storica che continua a dibattersi, è un concetto ancora oggi assolutamente ibrido, per nulla tranquillo, diciamo, anche nelle discussioni storiche, perché c'è un aspetto più che è legato al nascere, che poi è l'etimo che deriva dal latino, quindi qualcosa di naturale, e invece qualcosa di costruito che mette invece l'accento sulla questione dell'essere cittadini. E quindi cos'è questa nazione? È un qualcosa che abbiamo voluto creato o è un qualcosa che inevitabilmente doveva nascere? E ovviamente pone tutte le questioni legate alla territorialità delle nazioni, ai confini delle nazioni e quello che poi
succederà poco dopo, e da questo punto di vista questo decennio è anche forse un'incubazione, la nazione darà vita al nazionalismo.